Allora, buongiorno innanzitutto, mi siedo. Beh, insomma, è un sabato mattina pieno di gente fin da subito. Allora, benvenuti alla Giallo Festival che inizia ufficialmente ora, come si rispetti con un leggero ritardo, ma insomma abbiamo lasciato il primo slot un po' largo perché le persone giustamente a sabato mattina devono prendersela un po' comoda, insomma, tranne noi che siamo arrivati la mattina molto presto, vabbè, insomma. E allora, iniziamo gli eventi di oggi, per chi ci sarà, insomma, avete visto un po' il programma, è molto ricco, ci sono molti incontri, ci sono stati alcuni lievi spostamenti, perché? Perché ovviamente, anche se diciamo non è un argomento che ormai è sulla cresta dell'onda, c'è ancora il Covid, quindi ci sono alcuni ospiti che purtroppo a causa Covid hanno dovuto all'ultimo secondo disdire, ma li avremo comunque in collegamento televisivo, quindi diciamo... Noi italiani siamo noti per essere molto capaci di adattarci, noi abbiamo fatto di necessità virtù. Ecco, però insomma si parla di alcuni incontri, ecco, niente di drammatico, però insomma noi siamo anche nel periodo in cui stiamo vivendo, quindi insomma succedono. Terza edizione, molti di voi li vedo dalla prima, li ho visti dalla prima e quindi mi fa molto piacere. Quest'anno abbiamo tre punti di incontri. Uno è questo, il Giardino dei Colli, in cui ci saranno, vedete alle mie spalle c'è una televisione, ci saranno gli incontri, non solo, ma gli incontri con la televisione. Uno è il Giardino di San Luca, che è lì, di fianco a... Cioè, su dagli scalini, sì, grazie. C'è la scritta in giallo. Poi c'è una foto di Gianni Cavina, lo vedete, quindi non vi potete sbagliare. Alle 13 ci sarà la premiazione del primo Gianni Cavina. E invece il terzo giardino è giù, l'avete incontrato venendo su, si chiama Giardino Orsoni. Sul programma sono divisi ovviamente per giardini, ci sono alcuni incontri che sono in contemporanea, altri sono un po' sfasati. Ecco, comunque è insomma tutto abbastanza comprensibile, direi, quindi insomma. Poi c'è il bookshop, che è là dove si possono acquistare i libri di coloro che intervengono, e abbiamo là sotto al gazebo Sara, che se ci sente può alzare la mano. Eccola là, è una collaborazione a cui teniamo molto, con il progetto Detect dell'Università di Bologna. È un fortemente progetto dedicata alla paura al femminile, perché non solo in ambito nazionale ma anche internazionale le autrici non solo sono in numero crescente e molto seguite, ma rispecchiano in modo particolare le varie sfumature, i vari colori narrativi che esistono nel mystery. Quindi incominceremo con Livia Sambrotta, seguita da Marina Visentin, per la dimensione psicologica della paura. Continueremo con Paura in città, che è un titolo che ho dato per mantenere il termine di paura, ma significa, nelle mie intenzioni, l'ambientazione come personaggio principale dei romanzi. Seguirà una paura diversa, dove diversi saranno invece gli investigatori, eterodossi, se così si può dire, non ufficiali ma altrettanto efficaci. Avremo poi il sorriso della paura, ovvero l'alternanza tra tensione e umorismo, con Barbara Perna, che sono molto felice di avere. Avremmo dovuto avere anche Chiara Moscardelli, che aveva già accettato il nostro invito, ma c'è stato un misunderstanding con l'ufficio stampa di Einaudi, che va bene. E concluderemo con la paura per immagini. Avremo scrittrici che sono anche sceneggiatrici e daranno un grande rilievo alla dimensione visiva della paura. Incominciamo, ed è per me un grande piacere, con Livia Sambrotta, che nei suoi tre romanzi ha approfondito in modo particolare la dimensione psicologica della paura. Ve li ricordo: Amazing Grace, Tango Down e premio selezione Bancarella, Non salvarmi. Incomincio col dire che tante sfumature di colore sono state conferite a Non salvarmi. Certa critica l'ha definito un thriller hollywoodiano, e in effetti già dalla copertina che voi potete vedere di
uno dei migliori art director italiani, Giacomo Callo, voi potete vedere come dire, con facilità, come la suggestione del panorama si sposi a un senso di solitudine e di desolazione. Ecco, Livia, nel tuo romanzo si incontrano proprio il cinema, che rappresenta la tua professione, perché tu ti occupi della promozione per il Sud Europa, no? Per UC Cinema, e la tua arte di narrativa, così? Certo, grazie Giusy intanto per questa bellissima introduzione, per avermi voluta qui. Buongiorno a tutti intanto. Sì, Non salvarmi nasce proprio come un thriller psicologico, ma anche come un thriller corale. Per affrontare questa trama, che è una trama con molti protagonisti, avevo bisogno di una location che potesse dare spazio alle loro psicologie. E quindi ho iniziato il mio romanzo nel deserto dell'Arizona. Ci tengo a dirlo che i fatti che ispirano questa storia sono realmente accaduti, perché negli anni intorno al 2010 un ex produttore cinematografico hollywoodiano all'apice del suo successo decide abbastanza inspiegabilmente di ritirarsi. E cosa fa? Abbandona l'Olimpo di Hollywood per andare nel deserto di Vickenburg in Arizona e fondare un ranch che si occupasse delle dipendenze dei figli delle star di Hollywood. E questa è la storia vera. Io ho avuto anche la fortuna, il privilegio di poter intervistare una persona che realmente lavorò in quel ranch proprio in quel periodo, e devo dire che questa storia mi ha subito suggestionata per questa parabola umana innanzitutto, cioè un uomo che ottiene il successo, ma invece di cavalcarlo come ci si aspetta in quest'epoca, fa questo gesto affascinante di ritiro, di solitudine estrema. Non solo, fonda un progetto comunitario, quindi accoglie un po' sotto le sue ali questi ragazzi. E chi sono questi figli di star di Hollywood? Sono dei ventenni, quindi sono giovanissimi. Voglio anche dire che, ad esempio, alcuni personaggi nel mio romanzo che troverete, ad esempio Paola, che è una ragazza di 20 anni, anche qui ho preso ispirazione da dei racconti della ragazza che realmente abitò il ranch in quel periodo. Quindi questi figli di star di Hollywood hanno delle grandi potenzialità, come potete immaginare, no? Sono ricchissimi, cavalcano le vie dorate di Los Angeles. Però allo stesso tempo, chiaramente, la via della perdizione è di fronte a loro, perché sappiamo che quando i destini sono patinati e decisi probabilmente da qualcun altro, il cortocircuito può esistere. Quindi soffrono di varie dipendenze, dall'alcol alle droghe al sesso compulsivo. E soprattutto attuano un profondo gesto di ribellione, verso di chi? Verso i loro genitori, che sono attori, registi, produttrici, quindi tutte persone molto in voga. E come fanno, diciamo, ad alzare la testa contro questo potere, perché comunque è un potere tentacolare, quello del cinema di Hollywood? Lo fanno rivendicando quello che i loro genitori più temono, ovvero le loro fragilità, le loro cadute e i loro limiti. È il ritratto orale di un'umanità spezzata. Questi ragazzi, come tu dicevi, sono in qualche modo prigionieri di questa interiorità spezzata. Viva Hood, la diciamo attesa a Milano che mai arriverà. A un certo punto tu proprio scrivi: l'ombra è parte di me e lo sarà per sempre. Quindi proprio una condanna in qualche maniera. Esatto, perché più chiaramente si vive una vita artificiale e più la controparte cresce, no? La controparte di voler trovare se stessi, di
anche in un modo però molto doloroso, perché crediamo che alcune vite siano facilitate, sì, possono esserlo per alcune conquiste, priorità, però sicuramente la controparte può essere che quando questi ragazzi decidono di diventare se stessi, ovviamente si devono scontrare contro diciamo il potere schiacciante delle loro famiglie, della loro immagine pubblica, di tutto il mondo del potere. E qui entrano in gioco proprio i ragazzi, c'è Deva che è la protagonista e allo stesso tempo la vittima del romanzo. La incontriamo subito nell'incipit, che è un incipit molto forte, perché Deva si trova all'aeroporto di Phoenix ed è scappata. È scappata proprio letteralmente dal ranch perché si è innamorata, e quindi come tutte le ragazze sposa la sua sventatezza, il suo amore ribelle, ed è in volo, cioè si sta per imbarcare per Milano, quindi tutto sembra in realtà sotto controllo, siamo nell'aeroporto in pieno giorno, controllato dalle telecamere di videosorveglianza, insomma un luogo che non richiama il thriller. In realtà Deva va in bagno prima di fare il check-in, viene inquadrata per l'ultima volta con le gambe macchiate di sangue, in bagno accade qualcosa e dopodiché Deva scompare, scompare definitivamente. E David Jones, che è il suo innamorato, quella che lei avrebbe dovuto raggiungere, insomma, ci serve invece come personaggio per sottolineare un altro aspetto, secondo me, estremamente sul quale riflettere del tuo romanzo, ovvero l'esistenza di una verità strumentale. Ognuno dei tuoi personaggi ha una verità, come dire, che è solo sua. E David Jones dice: la verità non ha nulla a che fare con i fatti che accadono, la verità è ciò che ti permette di diventare chi sei. Il cinema è un mondo di menzogne, è un mondo di verità illusoria, e mai più efficacemente questi personaggi che comunque si muovono all'interno, loro malgrado, molto spesso del mondo del cinema, ne dimostrano l'illusorietà. Sì, esatto. Allora, parto dalle prime considerazioni, che ognuno ha la propria verità. Allora, dicevo all'inizio che questo è un thriller corale. Perché ho fatto questa scelta di campo? Perché nel thriller psicologico, dove si indaga la paura, l'ansia, l'inquietudine, chiaramente avere più protagonisti che hanno un diverso punto di vista sullo stesso reato aiuta molto a rendere la trama molto ricca, molto forte per il lettore, perché ognuno crede alla propria verità e chiaramente il lettore non sa quali siano veramente le conseguenze di quello che sta accadendo. Oltretutto, la scelta di avere una coralità mi ha dato la possibilità di integrare poi queste diverse storie, quindi come nella vita vera, no? Iniziano a un certo punto a intersecarsi, a influenzarsi, e le cose vanno alla deriva, perché così accade nella realtà, a volte da piccole crepe relazionali nei nostri rapporti umani, col passare degli anni si possono creare dei disastri, no? Quella crepa si infittisce fin quando il muro cade, e questo è esattamente quello che accade nel mio romanzo. E chiaramente il contesto giusto per far muovere tutti questi personaggi, che hanno comunque delle personalità molto forti, ognuno a modo loro, a modo proprio, mi permetteva, diciamo, il cinema è stato il contesto perfetto. Prima perché, come dicevi tu, lo conosco, è il mio mondo, e quindi io sono stata molto suggestionata dal fatto che, dovendo vedere film per lavoro, il mio sguardo si è proprio plasmato per un racconto tramite le immagini. E poi io credo che il cinema sia l'arte che per eccellenza sublima i desideri che abbiamo, i sogni. Però i sogni, come dicevi tu, possono essere il nostro talento, come possono essere la nostra illusione, no? E su questo crinale, su questo solco, la storia va avanti. Cioè, tutti questi personaggi cercano di realizzare se stessi, ma bisogna capire qual è il limite tra il diventare l'idolo di se stessi oppure trovare effettivamente qualcosa che ci possa riscattare. Diciamo crime, ma non solo, devo trovare la posizione, crime ma non solo, e in particolare ha creato il personaggio di Stella Spada, e mi piace incominciare dicendo che Stella di cognome
fa spada come l'investigatrice ultima di Gianrico Carofiglio, che di nome fa Penelope, però con campanilismo noi diciamo che Stella Spada è nata nel 2012. Ecco, esatto. E lui Penelope, mi ha copiato, diciamo. Esatto. E Penelope invece è nata nel 2021. Spada però, perché comunque si tratta, questa è una caratteristica che le accomuna, diciamo, si tratta di donne molto determinate dall'intuito filato e quindi come spada e anche battagliere in qualche modo. Allora, il primo romanzo era L'ombra della stella, l'ultimo è Nemmeno le ossa, uscito in questo 2022 per Damster Edizione, lo trovate al bookshop. E l'ambientazione di questi romanzi è in prevalenza Bologna, salvo due, L'orecchio del diavolo, che Stella immigra nell'entroterra di Comacchio, e Il nano rapito, che fa un excursus sull'Appennino, sempre bolognese. Allora, partirei proprio dalle ambientazioni, Lorena. Ambientazioni che tu, dunque, Stella abita nel ghetto ebraico, quindi in pieno centro. Si muove per le sue indagini dalla più grigia periferia fino a luoghi oscuri, infestati di insetti sgradevoli, percorre incessantemente i portici di Bologna. Il tuo romanzo, Il mistero dei 12 portici, dimostra anche un'attenzione e un bene augurale, perché poi i portici sono stati, i nostri portici sono stati poi nominati patrimonio esatto. UNESCO. Spero di aver portato fortuna, visto che il mio libro è uscito a marzo e i portici hanno avuto riconoscimento a luglio, quindi conto, mi piace questo. Pensare. Volevo sottolinearlo, appunto. Ecco, vorrei sapere perché Bologna, al di là del fatto che ogni scrittore deve, una regola d'oro, deve scrivere soprattutto di ciò che conosce, perché Bologna e quali suggestioni particolari hai ricevuto dalle location dove hai ambientato i misteri? Certo. Allora, innanzitutto grazie, hai detto delle cose molto carine di me, dei miei libri, e grazie a voi che siete venuti ad ascoltarmi. E, allora, il noir per tradizione, diciamo che è, tu sai meglio di me, è metropolitano, però io trovo che atmosfere noir si possano trovare anche fuori dalla città, un po' dovunque. La mia investigatrice vive nel pieno centro di Bologna, quindi è cittadina e ha anche una caratteristica particolare, nel senso che lei proprio non uscirebbe mai dalle mura di Bologna, cioè per lei uscire dalle mura è come uscire da una tana, da un nido, fa fatica, ha proprio dei problemi fisici, le vengono attacchi d'ansia, agorafobia. Per esempio, come dicevi prima, nell'avventura che la porta sull'Appennino, quindi lago di Subiana, Badi, che è un paesino sul lago di Subiana, molto, molto bello, molto carino, lei fa di tutto per non andarci, va anche da una persona che le legge i tarocchi sperando che le dicesse non andare perché è pericoloso, però questo non glielo dice, quindi lei le tocca di partire e di andare. Va anche nelle valli di Comacchio, che è più vicino, forse più vicino a Bologna anche rispetto che il lago di Subiana, pur essendo provincia di Ferrara, e anche lì è un dramma per lei uscire dalla città, addirittura poi quando rientra sono successe determinate cose per cui si ripropone di non uscire mai più, cosa che naturalmente non può fare. E poi avevi parlato del cognome, il cognome Spada, che effettivamente ha una caratteristica del personaggio, perché io, chiamandola Stella Spada, ho voluto già dare un indizio del carattere del personaggio, che insomma c'è la stella e c'è anche la spada, perché è una donna d'azione, una donna che agisce anche in maniera pesante quando occorre. Però vorrei sottolineare che qui confinante c'è pure Villa Spada, che quindi forse in qualche modo ha influenzato la mia scelta del cognome. È un personaggio un po' particolare, un personaggio bolognese. Io, come tu dicevi, l'ho ambientata a Bologna perché vivo a Bologna,
e ho bisogno di far muovere i personaggi, le mie pedine su un territorio che conosco, i posti che conosco. Faccio fatica a inventarmi posti che non ho mai visto, devo andare sul posto, devo vederli, devo conoscerli. Quindi a Bologna mi muovo bene, faccio muovere i miei personaggi a Bologna e anche sull'Appennino, insomma le valli di Comacchio, tutti i posti che conosco molto bene. Io sinceramente non so se sarei capace di scrivere un giallo ambientato in un posto che non ho mai visto. Dovrei mettermici, forse sì, di fantasia, che così me lo creo ad hoc, però un posto reale devo conoscerlo bene. Quindi la mia investigatrice si muove con me a Bologna, perché io vivo a Bologna e quindi la faccio muovere assieme a me. Ma la domanda è il luogo del delitto o il delitto del luogo? Nel senso scusa l'autocitazione, è una mia rubrica questa qua, nel senso che in te nasce prima l'idea della località e quindi tu lì confezioni un crimine, oppure è l'idea del crimine che ti dà l'aggancio alla location? Allora, innanzitutto nasce prima la località, perché come dicevo la mia località è questa, è il territorio bolognese e zone limitrofe. Il delitto lo adatto alla località, perché delle volte prendo spunto da fatti di cronaca e naturalmente poi vengono rimescolati, ridigeriti e riadattati al posto. E a volte non sono fatti di cronaca, sono fatti inventati, però nella cronaca ce ne sono sempre tantissimi, anche purtroppo simili e anche peggiori, diciamo. E quindi sì, nasce prima il luogo e poi dopo ci adatto. Perfetto. Terminerei invece con una osservazione in più sul personaggio, che poi oggi ritroverete se avrete la pazienza di stare con noi nell'intervista a Valerio Varesi, in quella a Patrick Fogli, a Marco Vichi, eccetera eccetera. Ecco, per dire che Stella dal 2012 a oggi non è esattamente la stessa persona. È chiaro che tutti noi invecchiamo o cresciamo e cambiamo, ma soprattutto in quest'ultima avventura è incidentata, quindi si trova a dipendere un po' dagli altri, e vi segnalo i personaggi gustosi del ex marito Piero con cui è tornata a convivere, il figlio Simone con cui c'è un rapporto terribile, il suo stegista a titolo gratuito Giacomo, che di cognome fa Puccini, niente meno. Ma è una Stella che per la prima volta avverte una crisi di coscienza. Esatto. E sente che i metodi che lei ha usato, che spesso l'hanno avvicinata ai criminali che indaga, mostrano un po' il fianco, non le vanno più così bene. È vero, è proprio così. Degli ultimi, diciamo, tre romanzi, perché Stella è un personaggio che muta nel tempo. Adesso questa che ho scritto è la sua ottava indagine, la prima uscita nel 2013, come hai detto te. Quindi sono passati degli anni, sono passati quasi 10 anni. Sono cambiata io e non può non cambiare anche il mio personaggio, perché col tempo si cambia, questo è. Per cui naturalmente è sempre lei, è sempre l'investigatrice, ha sempre un modo di investigare un po' sulle righe, insomma sopra le righe, un po' particolare, però si è un po' ammorbidita, perché ha voluto a un certo punto, diciamo che quando è andata nelle valli di Comacchio ha risolto un caso particolarmente complicato, dove sono successe delle cose terribili anche per lei. E le hanno fatto prendere la decisione, ecco, di comportarsi in maniera diversa, un pochino più aderente, diciamo, alla legge e alle norme del vivere civile. Si sforza, ci prova, a volte ci riesce, a volte non ci riesce, però questo fa parte di una sua volontà di cambiamento. Ha preso uno stegista proprio per avere vicino qualcuno, perché lei prima operava, insomma, agiva sempre da sola, anche per nascondere un pochino delle malefatte, ecco, che compie. Avendo vicino lo stegista, in qualche modo vuole così cercare di migliorare il suo agire.
E quindi fa sempre parte, l'ultimo racconto fa parte anche questo, di questo cambiamento, di questo suo frenarsi, di questo voler cambiare. Un po' ci riesce, un po' no, ma vediamo. Ne sentirete ancora parlare nel pomeriggio nella sezione dedicata agli autori Dumpster. Con Paola Varalli, la mia socia, possiamo dire di un'altra rubrica che si chiama Palato da Detective, in cui ci divertiamo a esaminare la narrativa dal punto di vista appunto delle abitudini alimentari e anche enologiche dei detective, con grande mia gioia ci rispostiamo a Milano, perché Paola è nata in realtà a Varese. Zona, ma si è trasferita prestissimo a Milano, è un architetto, abbiamo anche quello in comune, però tu ti occupi di progettazione, di allestimenti fieristici, mostre, eccetera, eccetera, e nel 2005 ha deciso di cominciare a scrivere, ha vinto subito un concorso. Sì. Ecco, tre romanzi, tutti e tre editi da Fratelli Frilli, Incroci obbligati, L'antiquario del Garignano e l'ultimo, Giallo al cimitero maggiore, che si svolgono tutti nell'area del Gallaratese, il municipio 8 di Milano, zona nord-ovest di Milano, che dista però dal Duomo 7 km, per abbastanza. Sì, però per Milano non è una distanza, no. Ecco, la Milano più ariosa, e i tuoi tre romanzi si svolgono tutti nel Gallaratese. Il primo a Musocco, dove tra l'altro abita la tua coppia, non so cosa abbia, non lo so, Larson. Mi sposto. È Mr. Larson. Esatto. Dove si spostano, dove vivono in una specie di loft, chiamiamolo, un edificio industriale ristrutturato. Esatto. Sì. Le tue investigatrici, adesso ne parliamo. Garignano, dove si svolge l'antiquario di Garignano, e infine torniamo a Musocco e al cimitero maggiore di Milano, del terzo, Giallo al cimitero maggiore. Allora, la domanda è: che cosa ti suggerisce il Gallaratese per eleggerlo a domicilio narrativo? Prima di tutto, grazie di essere venuti, buongiorno a tutti, grazie Giusy, grazie dell'invito. Piacere. Sava Sandia. Come diceva Lorena prima, io, come anche lei, ho delle difficoltà a scrivere di posti che non conosco, quindi difficilmente, se non ci vado e non ci vivo per un po', riuscirò ad ambientare un giallo a New York, perché non so dov'è, non so com'è, non ci sono mai stata. Invece il Gallaratese, il Garignano e il cimitero maggiore sono zone mie che conosco, io vivo a Milano da quando avevo 2 anni, per cui conosco bene, e tra l'altro abito molto vicino alla Certosa di Garignano. Allora, le mie due squinzie vivono al Gallaratese, come diceva la Giusy, in via Gallarate, per l'esattezza una traversa, in via Gallarate, e hanno ristrutturato un edificio industriale, perché una delle due fa l'architetto, hanno ristrutturato un edificio industriale che però non è che abitino assieme, perché sapete che le comuni non è che sempre tanto funzionano, ognuna ha il suo appartamento, ma si sono tenute una stanza che chiamano la stanza delle feste in comune, e lì alla sera si fanno gli aperitivi, il prosecchino, e in fondo mi è gioco per riuscire a farle chiacchierare dell'indagine in cui da ficcanase vanno a infilarsi. Tra l'altro tu hai detto, spoilerando la mia domanda, che l'altro tocco di milanosità nei romanzi di Paola Varalli è dato proprio da questo epiteto squinzie che accomuna Rita Valli, questa lo odio, si è capito, Mirella Bonetti invece architetto. Allora, squinzie è un termine che nasce a Milano negli anni 80 per indicare delle giovani di buona famiglia, della buona borghesia, con un'ossessione per la moda e con un po' smorfiosette, diciamolo. Sì, sì. L'equivalente femminile di Paninaro.
per dirvi. Ecco, però Mirella e Anita, Squinzi, oddio, Mirella è tutto un tipino un posino. Anita è più colorata, diciamo così, però come età Squinzi è proprio no. Ecco, vuoi sapere da dove arriva questo termine? Sì, da una lettrice. Esatto, bravissima. Grazie. Perché a un certo punto io, il primo che ho scritto in Croci Obbligati, manco mi sognavo di sto termine Squinzi, anche perché le mie due protagoniste sono più o meno delle quarantenni. Ed è scatto scritto, si svolge nel 2005 il primo, quindi il secondo nel 2006, il terzo nel 2007, e sono sempre più o meno 40-41. Solo che un giorno una mia lettrice, che si chiama Maria Teresa Gagliazzo, la posso citare perché è una molto simpatica, di Padova, mi scrive su Facebook: oh, ma sai che mi piacciono le tue squinzie? Da lì questa parola è cominciata a diventarmi, a essermi simpatica, e addirittura l'editore Carlo Frilli nel terzo l'ha messa in copertina, la terza indagine delle squinzie. Ormai sono diventate le squinzie. Quindi è una milanesità che corre fin dal titolo, insomma. E molto coloriti sono i luoghi, appunto, in cui si svolge l'indagine, così come colorite sono le indagini, perché allora in Incroci Obbligati c'è un geometra morto ammazzato e un tesoro di gioielli d'epoca che scompare. Nell'antiquario del Garegnano ci sono misteri artistici a profusione. E addirittura nell'ultimo, che non ho cambiato i libri, è il giallo cimitero maggiore, voilà. Ci sono morti non morti. Eh sì. Quindi queste idee nascono da fatti di cronaca che ti danno uno spunto, da fantasia pura, da frasi sentite colte al volo. Per esempio Valerio Varesi è uno che gira sempre col taccuino e si appunta anche se sente persone che raccontano cose, no? Ecco, sì, ognuno ha i suoi metodi di innesco. Qual è il tuo? Non fatti reali, direi, non cronaca. Io vado di fantasia, però parto da un'idea. Per esempio, io vado a camminare al cimitero per davvero, sì, spesso e volentieri, perché è il polmone verde più vicino a casa mia. Quindi è bello, ameno, se non hai paura di saltellare tra una tomba e l'altra, che pensi che ci sia qualche zombie, che non è. Direi che andare a camminare al cimitero è piacevole. Tra l'altro il cimitero maggiore è molto grande, quindi anche dal punto di vista atletico, se ti fai tutto il viaggio andata e ritorno, i 10.000 passi che devi fare famosi sul telefono funzionano. Io ho cominciato un giorno che ero al cimitero a guardare le tombe e mi è venuta questa idea, perché l'inizio forse si può raccontare, no? Almeno certo, l'incipit, certo. Non si può spoilerare, però. A un certo punto Anita Valli, la mia protagonista, una delle due, cammina al cimitero e, curiosa come una Bertuccia, osserva una tomba. C'è la foto, c'è questa signora con i capelli biondi, non abbastanza vecchia per essere morta, si dice lei. Ma guarda, nata a Zoagli, morta a Milano, in Liguria, quindi. E dice, ma che strana. E la osserva con curiosità. 3 minuti dopo aggrediscono una e gli rubano la borsetta vicino, non molto lontano da questa tomba. Cosa succede? Che a un certo punto lei la soccorre e nel momento in cui la soccorre la guarda bene e dice, ma questa è uguale a quella foto della tomba, cioè, ma è viva o è morta? E qui comincia tutto il mistero dei morti che non sono morti. E tra l'altro, guarda gli strani percorsi del crime e del mystery, oggi pomeriggio presenteremo anche una raccolta di racconti di Marco Vichi, morto due volte, in cui lo stesso morto compare in due cimiteri diversi, con la stessa data di nascita, ma la morte è separata da 11 anni. Devo assolutamente comprarlo. Sì, oggi sì, lo prendo. Marco, poi Marco Vichi mi piace da morire, anche a bravissimo, me, anche a commissario Bordelli. Sarò un po' in soggezione a presentarlo. Io vengo lì, vi faccio le foto. Va bene, ecco. Un'altra cosa ti volevo far dire dei tuoi romanzi, che attorno alle squinzie c'è una folla di personaggi coloratissimi che sono diventati seriali, no? Sì. Per esempio il cane Jared,
come la fiction? No, c'era di camaleonte, no? Eh sì, però è perché lei, Anita era appassionata del camaleonte. Questo sì, gli ha cambiato il nome. Ecco. Eh sì. E poi c'è anche lo spettrofotometrista che Marchino Gabbianelli. Quello esiste davvero, è un mio amico. Sì. Che dà anche un elemento, come dire, di peso scientifico alle indagini delle squinte. Sì, lui sì, perché davvero, infatti gli chiedo sempre, ma questo va bene, ho scritto cavolate, lui mi aiuta, è carino. E ci saranno altri personaggi che poi ritroveremo? Sicuramente le due squinze Marchino, di sicuro, il cane, certo, Gerard. E poi il cane ha salvato la vita. Il cane, sì, è nella seconda. Però lui ha un debole per Anita. Sì, è carino. Sì. Però anche Mirella, diciamo. Però Mirella è più. È un pochino più perbenino. Sì. Beh, anche perché mi piaceva questo contrasto tra Anita, che è un po' fricchettona, diciamo, jeans, salopette, col trappano a vita d'ora in mano, fa l'allestitore tipo. Sì, ecco. E quell'altra invece che è un architetto un po' più elegante, insomma, come si dice a Milano, un po' fighetta, ecco, può dire. E volevo concludere invece, fermo restando che anche Paola la ritrovate poi nel pomeriggio e le ritrovate entrambe per i firmacopie eccetera, scusate se mi ripeto ma non so esattamente se tutti erano presenti fin dall'inizio. Volevo concludere con una notazione di stile. Tu hai una scrittura molto vivace e colorita, con tanto dialogo. Lo adoro. Sì. E senza mai un indulgere, anzi, sullo splatter. No, non ce la faccio. Ecco, abbiamo citato tre caratteristiche che appartengono anche al giallo classico, che è il mio grande amore. Lo dichiaro subito, perché rimane il mio grande amore. Detto questo, c'è anche una vivacità umoristica, sempre a sostegno del concetto di come questi colori narrativi si susseguono, si intersecano per dare un racconto vivace che non stanca mai. E mi pare anche di poter dire che quello che attualmente chiamano, perché i critici sono speciali per inventarsi sempre dei nomi nuovi, in particolare i Mondadori hanno coniato il termine sempre anglofilo di cozy crime. E cozy è un aggettivo che vuol dire accogliente, dilettevole. Sì, ci ritrovo. Ci ritrovo moltissimo, come Rosa Teruzzi. Esatto, oggi avremo Barbara Perna che esatto, il preannuncio sarà scoppiettante. Sì, lo so. Sì, noi sì, noi sì, perché anche tu sei un po' così Kramer, secondo sì, me, no? Sì, e infatti non sì. Mi sembrano tutti mi sembra che questa dimensione del crime declinata al femminile, mentre qualche anno fa era soprattutto di matrice anglosassone, citiamo la Beaton per certo. Intenderci, Agatha Raisin, però anche da noi adesso sta spopolando con grandissimo successo e gusto di lettura. È che quello che forse in italiano potremmo traslare in gialli gentili. Ti piace? Ho chiamato omicidi gentili. Vedi? Carino. Gialli gentili. Quelli di Agatha Christie che però sì. Tanto gentili. Non è gentile, però la faccenda lo è. Cioè non è che ti metta lì a descrivere dentisti che strappano i denti al vivo. Ecco, queste cose qua io non ce la posso fare a leggere. Non solo a scriverle, ma neanche a leggerle. E quindi, non so, sono fatta male. Ognuno c'ha i suoi difetti, ragazzi. Allora, io se è troppo cattiveria non ce la posso mettiamo in guardia contro l'intervento di Roberto Carboni. Ecco, io infatti Roberto Carboni trovo adorabile, che scrive da Dio, però io non riesco a leggerlo perché mi fa paura. Pensa che io lo revisiono. Lo sapevo. E la sua domanda è, ma ti ha fatto paura? Sì, lo so. Se no non va bene, ti ha fatto paura? Giallo, aspetta, quello della collina. Villa Nebbia non era. Non era così terrorizzante. Io l'ho letto. Sono riuscita.
Ecco. Gli altri non so. Oggi ne parleremo. Quindi ti riconosci nel cosi, sì, nel molto. Cosi, sì. O light crime, che dir si voglia. Sì, o giallo gentile, o chiamiamolo come... Sì, comunque sì. Lorena non del tutto, perché Stella è un po' più, dice... soprattutto all'inizio, no? Era un po'. Ma adesso si sforza ad essere un po' più, sì. Grazie infinito. Grazie, no? Grazie Giuse, grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi di essere venuti. Buongiorno a tutti. E siamo qui a presentare le novità dei Gialli d'Amster di quest'anno. Sto parlando del 2022. E quest'anno siamo partiti con una produzione che non ci aspettavamo, diciamo, anche perché questo appuntamento qua ci ha fatto accelerare, diciamo, anche tutti i lavori che erano in sospeso, proprio per avere la possibilità di presentare i libri in questa situazione. Siamo già a 2, 4, 6, 7, 8, 10 volumi pubblicati nel 2022. Qui ne andiamo a presentare alcuni che non hanno una presentazione specifica in un altro momento della giornata. Io direi di cominciare forse dalla più giovane, Ilaria, con il suo 666 dannati archi, 666 dannati archi. Allora, la formula è molto semplice. Io presento l'autore, dopodiché lascio parlare l'autore, che in 10 minuti, in 5 minuti, anzi non in 10, deve convincere voi che il suo è il più bello tra i gialli pubblicati in quest'anno. Vediamo se ci riusciamo. No, vabbè. Ilaria ha, diciamo, cominciato a seguirci un po' di tempo fa, soprattutto seguendo dei corsi di scrittura che organizziamo noi. Ha partecipato a qualche tipo, forse anche no, a qualche tipo scriptor, no, non hai partecipato a scriptor, però insomma ci segue sempre da questo punto di vista. E gli abbiamo innestato questa voglia di scrittura e cominciato a dare i suoi frutti. Ha cominciato l'anno scorso con Il corpo incorrotto, che è una storia che ci dirà lei eventualmente molto velocemente, che è sempre ambientata a Bologna, e quest'anno diciamo che ha pensato di ambientare un giallo sul percorso che va a San Luca, appunto, che casualmente ha 666 archi, quindi è già un titolo già fatto questo qua, che già dà l'idea fondamentalmente del contenuto del libro. Però a questo punto qua lascerei presentare a lei, casomai se vuoi presenta un attimo prima Il corpo incorrotto e subito dopo i 666 dannati archi. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. E appunto, io sono Ilaria Montaguti e ho pubblicato, questo è il mio secondo libro, 666 dannati archi. Il mio primo libro invece si chiama Il corpo incorrotto, però fa parte sia Il corpo incorrotto che 666 dannati archi di un seriale. Quindi c'è un ispettore che inizia le sue vicende nel primo libro, Il corpo incorrotto, che è sempre ambientato a Bologna, e inizia il suo percorso dopo che è stato trasferito da San Giovanni in Persiceto. Quindi viene catapultato in una realtà completamente diversa e ha la sua prima, il primo impatto con la grande città e con tutto quello che ne comporta. Io quello che volevo dire è che al di là delle storie e quindi di questa in particolare, che è particolarmente, mi è particolarmente cara perché riguarda i portici di San Luca e San Luca in generale, la Madonna di San Luca, e in realtà quello che mi caratterizza è il mio amore per Bologna, perché il protagonista principale di questi gialli è Bologna e le storie che sono dietro a Bologna, quindi vogliono essere un omaggio non solo alle attività appunto investigative e al giallo, ma anche a tutto ciò che di Bologna in realtà magari non sappiamo. Ad esempio questo libro tratta della Madonna di San Luca e di tutta la storia che riguarda la Madonna di San Luca, che magari non è conosciuta in tutte le sue sfaccettature, ma soprattutto è incentrato sul fatto che la Madonna di San Luca viene rubata. E quindi si incomincia con questo eclatante furto che avviene proprio nella settimana della processione che tutti conosciamo,
che è famosissima, appunto, della discesa di San Luca dal Colle della Guardia. Poi ovviamente l'ispettore è un ispettore che è comunque alla sua seconda indagine e che avrà tutta una serie di vicissitudini anche abbastanza complicate all'interno di un commissariato che non gli lascia molto spazio. Maretta, diciamo. Sì, c'è un po' di maretta, quindi c'è anche questa componente un po' di conflitto. Bene, allora 666 dannati archi, il libro di Ilaria Montaguti. Passiamo al successivo, allora sì, di Fred Sonetto. Lo scorso anno, prego. Lo scorso anno è arrivato secondo a Giallo Festival col suo libro Crimini. Un applauso di sostegno a... Crimini, quando l'ho letto lo scorso anno, io ho cominciato a ridere dalla prima pagina fino all'ultima, e quando mi ha proposto appunto il seguito gli ho detto sì, questo qua lo mettiamo in cantiere subito, l'abbiamo preparato un paio di mesi, era pronto già un paio di mesi che fuori ormai. Sì, ad aprile. Allora, dici un po' questa agenzia investigativa, perché è così particolare e perché è anche una storia... questa in particolare è un po' una storia di cacca, fondamentalmente. Sì, beh, ti ringrazio per questo preambolo, comunque proprio in voglia, vedo che la gente sta già facendo la coda per andarsela a prendere. Devo convincerla a comprarla in 10 minuti? Sì, in 5, 7 minuti. In 5. Allora, dopo il viaggio in treno che ho fatto venendo da Genova, se quello di ritorno sarà uguale, sarò morto domani. Quindi secondo me comprare il libro potrebbe essere un investimento, potrebbe valere di più. Quindi con questo direi. Per il resto, sì. Appunto, come dicevi tu, è il secondo libro con gli stessi personaggi dell'agenzia investigativa Sabato. Questa seconda avventura si sposta l'azione da Rimini a Genova, dove appunto ha la sede questa agenzia investigativa di cui ha elencato i componenti, e diciamo che segue la quotidianità di Fred Sonetto, che è il protagonista della vicenda, che non ha nessuna qualità particolare se non quello di essere completamente inadatto al lavoro che fa. Quindi lui si impegna, impegna, per carità, però non riesce proprio. E in questa avventura, nel senso, inizia con la sua quotidianità, quindi la ricerca di mogli e mariti infedeli, fotografie per incastrare la traditrice o il traditore di turno, e nel bel mezzo di questa quotidianità appare in ufficio una venente donna della Genova Bene che chiede i loro servigi per ricercare la figlia scappata di casa, e questo metterà in moto una serie di vicissitudini, di disavventure, come diciamo preferiamo chiamarle, in cui Sonetto sarà a suo malgrado il protagonista, anche perché purtroppo grazie ai suoi errori metterà in moto una serie di meccanismi che fanno ridere lì per lì, come hai detto tu, però nello stesso tempo mette anche in movimento delle tragicità che, se non ci fosse stato, forse non sarebbero mai avvenute. E, fa ridere, che non so se per un giallo una cosa, però fa ridere. Quindi... Allora, devo dire una cosa, far dei gialli che sappiano far ridere è difficile. È difficile perché riesci a smontare, diciamo, i movimenti, diciamo, drammatici, classici di un giallo. Però ci si riesce, come ci riescono, e tu ci riesci. Io diciamo che scrivo da un po', e all'inizio scrivevo con il freno a mano tirato, nel senso che cercavo quasi di ridurre la parte ironica, perché pensavo che fosse fuori luogo il genere. Vabbè, voi sapete che ha dei paletti abbastanza ben definiti, che a volte sono anche un limite. La maturità, diciamo così, ho pensato che di togliere questo freno a mano e di descrivere l'avventura come la descriverei io con le mie parole. Quindi sì, quella che viene fuori è la voce di Sonetto, quindi diciamo la mia voce. Io non assomiglio molto a Sonetto perché lui è un idiota, io spero di no, però questo non lo so. Anche se però un mio caro amico, leggendo il libro, mi ha detto: mi sono divertito molto, il personaggio mi piace molto, mi ricordo proprio lui. Ma è un idiota,
e non ha risposto, non ha continuato il dialogo. Comunque insomma, e questa appunto è la seconda avventura. La prima era quella di Crimini, che ha partecipato al Giallo Festival dello scorso anno, arrivando secondo, e diciamo che un aneddoto, una particolarità che anche te come protagonista, che visto che tu hai nominato la merda, si può dire, no? Sì, 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 sì. I miei titoli vengono sempre definiti titoli di merda e quindi vengono cambiati, vengono sempre, quindi io propongo dei titoli e in automatico mi vengono cassati, anche questo nel senso, però cortocircuito funziona anche perché c'è una parte rilevante del cinema di genere, di serie B in particolare, cortocircuito, insomma, era meglio di quello che avevo proposto io, anche se comunque. Bene, allora ringraziamo. Sono curioso qual era il titolo proposto. Ah, allora qua ci vuole un quarto d'ora perché... Allora, il titolo iniziale era Avere 20 anni, che lui ha definito un titolo da romance. Avere 20 anni però è un titolo di un film famoso, ipercensurato, con Lily Garate, eccetera, eccetera. Però mi ha detto che non lo capiva nessuno. No, non lo capiva nessuno perché Lily Garate da un po' che non frequenta più questo mondo. Esatto. E comunque cortocircuito, beh, piace, no, molto. No, anche perché poi adesso, vabbè, i titoli... A volte li scelgo io, non sempre, però quando ci sono delle cose che non mi convincono sto lì, insomma, rimuginare. Secondo me cortocircuito in questo caso, no, qua no, ci sta bene. In realtà anche se non sbaglio, anche Crimini era stato modificato o no? Sì, era stato modificato, ma infatti c'è sempre questa gag, io le scelgo brutte apposta, i titoli per fare questa gag, e si chiama Polinesia all'epoca. Esattamente, che non diciamo di cosa. Anche quello è un film vecchio come... Ah, quello è un film vecchio? Sì, forse è un film vecchio. Io pensavo alla canzone, però lui deve comprarle per forza tutte e due, perché esatto. Uno l'ho convinto. Va bene. Okay. Va bene, grazie. Allora, questo è il libro Cortocircuito, Davide Bressanin. Grazie ancora. Ormai è prossimo alla pensione, però ancora sul bello vispo, insomma, diciamo di sì. Anche perché non è lui che balla, però insomma, l'ambiente è quello della... diciamo delle sale da ballo modenesi, delle assicurazioni modenesi, eccetera eccetera. Ecco, come caratteristica, Luigi praticamente ha sempre ambientato in provincia di Modena o a Modena tutti i suoi romanzi, se non sbaglio, no? quasi tutti, e anche questo è ambientato a Modena, che vabbè vuol dire poco e niente, nel senso che per voi che non amate riconoscere, diciamo, i luoghi di Modena, è indifferente che sia ambientato a Modena, anche perché il romanzo va perfettamente avanti e si conclude da solo al di là della città, insomma, fondamentalmente, dell'ambientazione. E cosa ci racconti in questo nuovo, ultimo romanzo di Luciano? Di Cataldo. Ma gli spunti che sono stati la base della trama di questo nuovo romanzo sono due. Il proliferare a Modena, ma credo anche in molte altre città, delle scuole popolari di ballo, che è una realtà veramente che meriterebbe un'indagine sociologica a parte, no? Perché c'è gente che ci va per divertirsi, gente che ci va per trovare un lui o una lei, gente perché ama la musica, gente perché vuole fare del moto e non vuole andare in palestra, quindi la scuola di ballo soddisfa anche questa esigenza. L'altro impulso invece è venuto dal fatto che sono 10 anni quest'anno dal terremoto che ha colpito la bassa modenese, in particolare certi paesi del cratere, Cavezzo, Mirandola, e allora anche questo mi ha fatto pensare. Allora ho pensato una trama che cucisse insieme entrambe queste cose, il terremoto 10 anni dopo e le scuole di ballo. E allora mi è venuta in mente questa trama che comincia con una donna di 40 anni, bella, che torna a mezzanotte a casa dopo una serata trascorsa appunto a scuola di ballo, trova il marito morto, e cosa un po', il medico dice arresto cardiaco, nessun mistero, in realtà i conti non tornano perché il morto aveva poco più di 40 anni, era in ottima salute e viene trovato nudo nel letto e aveva un'assicurazione sulla vita di 1 milione di euro, non pagabile però in caso di omicidio. E come rientra il terremoto? Perché questo morto era un ingegnere geotecnico incaricato fra l'altro delle perizie sull'abitabilità post-sisma nella provincia di Modena, quindi dalle sue perizie dipendevano tanti esiti ed era arbitro volontario e involontario di molti interessi di parte. Quindi parte da lì un'indagine, perché ovviamente il commissario Cataldo, essendo molto esperto, viene contattato col tacito assenso del questore dal direttore della compagnia assicurativa, che è disposto a pagare ma solo se appunto non si tratta
di omicidio e vorrebbe che fosse omicidio. Quindi parte un'indagine che ci trasporta a Modena e fuori Modena, a Modena e presso i paesi del cratere, perché le piste sono tante. Era con una donna il morto, una prostituta, un amante, e la moglie, così irreprensibile, era davvero a scuola di ballo, aveva un partner, e la pista professionale, all'altro di quella sentimentale, passionale o privata, conterà davvero molto. Ecco, e parte l'indagine. Ti volevo solo chiedere una cosa, come si invecchia insieme a un proprio personaggio? Beh, diciamo che si invecchia bene, perché io non credevo in partenza che una città come Modena e una zona così offrisse tante location, tanti spunti, tante realtà diverse. In realtà Modena è una città ideale e Cataldo si muove bene in questo ambiente, perché è equidistante fra la grande metropoli e il piccolo borgo. Nella grande metropoli il delitto viene subito dimenticato, perché ce n'è subito un altro. Nel piccolissimo borgo, realisticamente, non ci sarebbe motivo di inserire un delitto, perché nei piccoli borghi tutti sanno tutti di tutti, e quindi il mistero non avrebbe crismi di attendibilità. A Modena ci sono tantissimi spunti, finché gli spunti ci sono, e continuo a vivere quel fenomeno psicologico particolare che è la fantasia di ogni giallista. Ho capito. Grazie Luigi, direi che un applauso a Luigi, grazie. Grazie a voi. È già pronto, lo so già. Quando è stato? Sì, l'anno scorso, che gli è venuta l'idea di... Che ne dici se scriviamo un romanzo assieme? Già, è stata più lei, esattamente. E niente, gli abbiamo dato il via e loro sono partiti, a sprombattuto. Gli avevamo dato, diciamo, forse qualche elemento, il fatto che fosse ambientato Bologna, ma non tanto perché fosse ambientato Bologna, ma perché conoscete meglio la zona e quindi è più facile, insomma, ambientare i romanzi in posti dove si conoscono fondamentalmente. Però, diciamo, il Navile è sempre un luogo abbastanza particolare, mi dicono, io non sono di qui, quindi non lo so, comunque è sempre stato ben frequentato fin dai tempi d'oro, e per cui adesso, nonostante appunto ci siano ancora questi sostegni, si chiamano, che sono poi delle specie di chiuse, se non sbaglio, no? Per far girare l'acqua da una porta. È un posto, diciamo, caratteristico, per cui perfetto come ambientazione su cui costruire una storia. A questo punto ti do... lascio... Non spingere sotto. Lascio a Simone il microfono, o ve lo passate voi, va bene. Chi sono? Quali sono questi demoni che frequentano questi postacci? Allora, sui demoni facciamo che passo da te, perché c'entra l'esorcismo. Dopo io parlo della protagonista. È citato anche il più grande esorcista, se non sbaglio, tra l'altro modenese, sì, Amort, lo so. Che non so, è vivo ancora? No, è morto. Sì. Okay, sì. Vabbè, è un personaggio super ambiguissimo. Allora, sì, noi abbiamo un po'... Noi, insomma, nella nostra trafila, diciamo, di formazione, iniziamo tanti anni fa con Bottega Finzione, la scuola di scrittura fondata da Carlo Lucarelli, Gian Piero Rigoni, insomma tutto un po' i grandi giallisti bolognesi, e una delle cose che ti insegnano quando fai il giallo è che il giallo non va a braccetto con il soprannaturale, cioè il soprannaturale non può esserci nel giallo, per ovvi motivi, no? Il giallo di solito è deduzione, logica, e il soprannaturale rompe tutti gli schemi legati a questo tipo di narrazione. E quindi in realtà noi abbiamo voluto giocare, ben consci che ovviamente non potevamo entrare nel campo del paranormale, in realtà abbiamo voluto giocare mettendocelo tutto intorno, potremmo dire, alla storia del giallo. Noi avevamo un po' l'idea di scrivere questo romanzo, poi un giorno ho trovato, leggendo le notizie su internet, che c'era una storia in Spagna di un esorcista che era considerato uno dei più promettenti esorcisti spagnoli, tra l'altro era un intransigente, uno di quelli, no, proprio che non davano nessun tipo di apertura alla modernità, quindi proprio un esorcista forse ancora più estremo di Padre Amort, che aveva mollato il suo compito di esorcista e si era messo con una scrittrice di romanzi erotici. Ed era una storia meravigliosa, perché andavano a raccontare questi due mondi completamente lontani, che non c'entrano niente l'uno con l'altro, la demonologia e gli scrittori di romanzi erotici,
E quindi abbiamo detto, abbiamo trovato un qualcosa da inserire all'interno della nostra storia. Il Navile perché, vabbè, è una zona in cui noi abitiamo vicino, comunque la conosciamo. In realtà c'è una grande storia di Bologna, città d'acqua, no? Quindi il Navile è uno di quei canali che era navigabile, insomma, ha tutta una storia secolare. Specialmente durante il lockdown, noi stavamo ancora in Bolognina, quindi ancora in zona più centrale, e capitava di andare a fare passeggiate lungo il Navile ed è pieno di questi sostegni che erano una sorta di chiuse che servivano per abbassare o alzare il livello dell'acqua, che sono diroccati, sono praticamente tutti diroccati a livelli diversi di abbandono. E quindi poi è una zona strana perché sei in città ma fai un passo e sei in riva a un fiume con un passaggio tra due lati di un fiume, quindi c'è uno sterrato che di qua e di là c'è l'acqua, senti in lontananza i rumori della città perché la città è un centimetro da te, però sei in un mondo che è tutt'altro. Farle passeggiarci d'estate è un mondo, passeggiarci d'inverno è un altro, andare a passeggiarci a novembre non vedi praticamente niente tranne la nebbia che è intorno a te, quindi l'ambientazione era clamorosa. Poi insomma noi frequentiamo, conosciamo il Navile, insomma, quindi giocavamo anche abbastanza in casa. Ecco. Esatto, spiegami perché hai scelto di scrivere il personaggio femminile tu, Eva, quello... Non è vero. No, era una provocazione. No, sul personaggio femminile, questo è stato un po' l'incipit di questa storia. Cioè, io penso che fosse stato subito dopo che avevamo letto Rex Stout e Nero Wolf. E c'è questo investigatore super ciccione, antipaticissimo, che sta sempre in una soffitta. Io pensavo, e farlo donna questo tizio qua? E farla un po' antipatica e con tutte delle peculiarità. Poi in realtà non è venuta antipatica per niente. È carina, è divertente, è grassa, sì, questo è rimasta la sua soffitta, però invece delle orchidee ci sono dei gatti e questo è stato un po' la partenza. Poi la trama si è aggiunta appunto dopo quell'articolo e fatto che avevo... Allora, il fatto dell'esorcista che lascia l'abito per mettersi con questa scrittrice di romanzi erotici. Qui si prestava molto a rendere un pelo più erotico questo giallo, ma ho avuto le ali tarpate dall'omino qui accanto, o no? Però c'è una scena che mi dice Massimo essere abbastanza interessante per i tuoi standard. No, diciamo che sì. Si esprime bene questo tipo di discorso qua in quella scena del confessionale, diciamo. È lui che si autocensura fondamentalmente, esatto. Però sono anche convinto che gli sia stato detto, tra virgolette, appunto, non esagerare perché tu avevi già proposto uno dei due personaggi, una scrittrice erotica, che chissà cosa vanno a combinare questi due messi assieme. No, vabbè, stiamo scherzando. A me è piaciuto molto e sono d'accordo su questo, cioè l'ho capito adesso, tra virgolette, questo discorso qua del sovrannaturale che c'è ma non c'è, ma questo qua vedremo nelle prossime puntate fondamentalmente, perché sì, fondamentalmente come casa editrice, come collana, seguiamo un po' il discorso che diceva prima Simone, cioè tutte storie reali, verosimili e senza utilizzo né di horror né di sovrannaturale. Questi sono un po' i paletti che noi diamo ai nostri scrittori fondamentalmente. Invece c'è un po' di entrambi. Qui c'è un po' di entrambi, però siccome è tutto sospeso, non è dichiarato ufficialmente, quindi va benissimo così, insomma. Anzi, lascia proprio aperto per un prossimo puntato, per il prossimo. Allora, grazie a Simone, grazie ad Eva. E il libro è Demoni sul Navile. Naturalmente tutti i libri li potete trovare e si possono acquistare direttamente, se volete farvi la firma, fare dediche eccetera eccetera, direttamente al bookshop.